Allora, buonasera e buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere qui venuti eh, ad Altamura e con questa presenza così numerosa. Sì, io sono davvero molto emozionato, così come eh, sono stato emozionato il giorno in cui ho ricevuto la telefonata da Michele Andriani, che ringrazio per l'invito, a dover presentare un eh, monumento della cultura italiana qual è il professor Umberto Galimberti. Eh, per chi non lo sapesse, Il professor Galimberti è una delle voci più autorevoli della filosofia in Italia e a livello europeo e internazionale. Ha studiato alla Cattolica di Milano, ha, si è formato all'Università di Basilea è uno dei più importanti esperti del pensatore tedesco naturalizzato svizzero Karl Jaspers e l'incontro di oggi è mh, intitolato Il cibo e i segreti dell'esistenza. E trae spunto eh, dal recente volume che voi oggi avete visto, qui messo a disposizione dalla Feltrinelli. Eh, intitolato Il libro delle emozioni, edito appunto dalla Feltrinelli. Eh, e' un volume che ci ha riunito qui tant in maniera così numerosa, ehm, perché è un volume che in qualche modo eh, ci vede, ci coinvolge, perché le emozioni fanno parte della nostra esistenza. E eh, il professor Garimberti offre una scansione molto serrata eh, nella sua narrazione eh, di riflessioni. Di analisi, ehm, con l'obiettivo proprio di farci comprendere la radice di quelle emozioni e ricordarcele, perché alle volte le viviamo, ne siamo assuefatti, ma eh, non riusciamo neanche più a riconoscerle. Eh, è difficile riconoscere la rabbia, riconosce, riconoscere quando si è realmente felici. Eh, io stesso, come poi ho confessato in privato al professor Galimberti. Leggendo il volume ho capito di avere un'ansia eh, in qualche modo d'attesa, come è stata l'attesa dell'incontro di oggi e ehm, la finalità poi perseguita nel volume è anche quella di promuovere questa maggiore consapevolezza, ma anche di educare le giovani generazioni, perché il volume è anche dedicato ai nipoti, alle future generazioni che in qualche modo avranno il testimone dell'esistenza e di un'esistenza che eh, sembra andare incontro ad, una, ad un declino. Un declino perché eh, il mezzo il eh, quale siamo più assuefatti, il cellulare e il mezzo elettronico, eh, in qualche modo mh, porta ad un impoverimento eh, della persona, della capacità di concentrazione della lettura, perché dall'uomo sapiens siamo pass passati all'uomo videns, cioè all'uomo che usa l'immagine, che percepisce l'immagine in maniera più immediata rispetto a quella della lettura che richiede una maggiore concentrazione. Ehm, perché il tema del cibo, ovviamente, il cibo è citato nel volume eh, una, in relazione al desiderio provato dall'uomo primitivo. Per procacciare gli alimenti e al contempo alla paura eh, che mette in guardia l'uomo primitivo dal eh, quel pericolo di diventare lui stesso cibo per altri animali. Eh, il cibo non è solo nutrimento oggi, è un veicolo attraverso cui si, muove, ehm, si muovono le emozioni. Eh, il cibo allieta, ci rende felici. Eh, può farci dannare alla prova della bilancia, eh, ci suscita ricordi, tante volte si dice ah come lo ha fatto mia nonna, questo dolce non lo fa nessuno, eh, segna il nostro tempo, segna le stagioni, lo scorrere del, delle stagioni e quindi in qualche modo ci ricorda eh, il tempo e la nostra esistenza. Eh, il cibo è anche festività. Eh, e ed è anche ricerca, ricerca e innovazione. Questo all'interno dell'Andriani eh, dell eh, lo sanno benissimo, chi lavora in azienda, quanto sforzo viene fatto in tal senso. E l'Andriani ha promosso questo incontro nell'ambito eh, di, eh, di quegli incontri con gli autori eh, che sono mh, un veicolo per una educazione. Diffusa non solo all'interno dell'azienda, ma anche verso il territorio, eh, in ottemperanza. E ho dovuto prendere l'appunto all'obiettivo all istruzione di qualità dell'Agenda 2030 dell'ONU, promossa appunto dalla eh, ditta Andriani. Ehm, come ricorda, Fabrizia Lanza, in un bellissimo corto che dura 30 minuti, incentrato sul. Cibo in Sicilia. Eh, dietro al cibo si nasconde eh, un sistema fitto di eh, incontri, di sensualità, di simboli, di umanità. Eh, è anche il cibo sono anche i luoghi, eh, è, è metafora, eh, è pretesto eh, mh, perché il cibo ci identifica come un nucleo che fa società. Ci rende appartenenti ad un luogo, ad una regione, a una città, eh, ad uno Stato, benché oggi siamo anche forse abituati a mangiare e a consumare nelle nostre case private anche il cibo proveniente da molto lontano. Eh, il cibo effettivamente ha consentito l'evolversi di forme sociali: eh, la civiltà delle buone maniere, lo stare a tavola. Uh, perché perché sulla tavola c'è il coltello che è un'arma quindi dobbiamo capire come si sta a tavola per uh, evitare di essere offesi um, serve per costruire alleanze per costruire uh, la convivialità ma anche le alleanze politiche le strategie l ad esempio la caccia l'evento della caccia è un evento sociale nel mondo antico e um, il cibo consente anche di creare nuove stoviglie. Tutti noi abbiamo la caffettiera a casa, il caffè viene con il nuovo mondo, quindi viene in età moderna e tutti noi abbiamo la caffettiera in casa, così come adesso abbiamo tutti una planetaria per impastare. Eh, il cibo è anche ansia per averlo a sufficienza, che alle volte sembra che... Eh, Dobbiamo avere le dispense stracolme, stracariche di cibo, perché anche questa è una paura che in qualche modo ci viene tramandata dalle generazioni precedenti che in qualche modo hanno vissuto un momento di austerità e quindi sanno bene che cosa significa la paura di mancanza del cibo. Ma il cibo ha anche contribuito, in qualche modo ha veicolato anche le emozioni attraverso eh, le opere d'arte. Io sono storico dell'arte e quindi... Eh, la pittura di genere ci tramanda frutti di cui oggi abbiamo perso la conoscenza: eh, formaggi, eh, polli arrostiti, eh, carni crude piuttosto che eh, pane e pesci, e proprio questi ultimi, i pani e i pesci, li ritroviamo ad esempio nel cenacolo Vinciano, a Santa Maria delle Grazie, in omaggio anche alla provenienza del professor Galimberti, mi piace citarlo perché lì. Leonardo da Vinci decide di mettere il pane e i pesci sulla tavola dell'ultima cena e pensa alle emozioni provate dagli Apostoli nel momento in cui Cristo dà la sua grande verità. In quel momento, che qualcuno sta per tradirlo, che qualcuno lo ha tradito. E quindi lo sconcerto che, come un eh, sasso in uno stagno, inizia a creare delle forme, delle dei cerchi emotivi si irradia dal centro dell'opera e va verso tutti gli apostoli. E per questo Leonardo pensa di eh, adoperare e di sfruttare una capacità tecnica che lui sviluppa che è quello dello sfumato. Lo sfumato che cos'è? Dei passaggi tonali molto raffinati che consentono di rendere queste figure mobili e di farcele sembrare vive e quindi di trasmetterci le emozioni di questi personaggi. Lo spavento, lo sconcerto, la sorpresa. E allora io non posso far altro che lasciare ora la parola al professor Galimberti e sentire le sue considerazioni che ci allieteranno in questo pomeriggio che passiamo insieme. Grazie. Grazie al professore di storia dell'arte dell'Università di Salerno. Ha fatto una presentazione ottima, io potrei anche risparmiarmi di fare la conferenza perché ha detto le cose essenziali e le ha già dette lui. Grazie, grazie sinceramente. Dunque il cibo, c'era un filosofo dell'Ottocento che si chiamava Ludwig Feuerbach che ha detto l'uomo è ciò che mangia. Naturalmente non è stato amato da tutti coloro che credono nello spirito, ma eh, non è una sciocchezza questa. Se è vero che persino Ippocrate, che è stato. <coughs> A me fa impressione quella, quella galleria, non è che cade dopo un po', con tutta questa gente. Ippocrate mh, diceva che un medico per curare deve conoscere che cosa il suo paziente mangia, che cosa beve, che aria respira, che luoghi abita. E in questa maniera, che cosa segnala Ippocrate? Quella che noi oggi chiameremo. Medicina preventiva, cioè vedere la condizione del mondo in cui abitiamo, dell'ambiente che abitiamo, dei cibi che introduciamo, delle acque che beviamo, dell'aria che respiriamo. Purtroppo noi occidentali, visto che siamo troppo emancipati, abbiamo trasformato questo tipo di cura, di medicina, che potremmo chiamare geocentrica, dalle condizioni della Terra. Diventata morbocentrica riguardo alla malattia, senza diventare antropocentrica, a prescindere da chi appartiene a questa malattia, sulla sua biografia, i suoi disagi, i suoi vizi, Però questa dimensione antropocentrica oggi sarebbe importante perché le condizioni a cui <coughs> abbiamo ridotto l'aria, l'acqua, i luoghi che abitiamo. E non sono condizioni favorevoli alla salute. E però ce ne occupiamo per modo di dire, anzi non ce ne occupiamo proprio. E quindi tutte le malattie che dopo seguono sono naturalmente in qualche modo dipendenti da questo stato delle cose, ma questa medicina preventiva l'abbiamo dimenticata. Acqua, aria. <coughs> cibo e luoghi. Questi sono i quattro caposaldi che Ippocrate mette in circolazione. E poi siccome è molto prudente, dice che la medicina non guarisce, evita i mali evitabili. Ecco qua di nuovo sullo sfondo la medicina preventiva. E poi dice la vita è breve, l'arte medica è incerta, l'occasione è istantanea. L'esperimento difficile, il giudizio incerto. Vedete quanta prudenza c'era nella cura dell'uomo. Pensiamo che la medicina di Ippocrate sia una medicina superata, niente affatto, sarebbe da riattualizzare per vedere, un po se, per vedere perlomeno quante malattie potremmo evitare se curassimo questa indicazione di Ippocrate, il quale è famoso per il giuramento che mi pare la cosa più, meno interessante della sua medicina. Bene, eh, Ippocrate siamo in Grecia. Come mangiavano i greci? Ma la gente povera mangiava come al solito verdure, e formaggi e quando mangiava un po' di carne, che di solito la mangiava solamente quando le capre e le pecore morivano di morte naturale. Anche qualche proteina, che però non era la tematica del cibo greco. A differenza loro, c'erano i sacerdoti che erano più fortunati, del, perché i sacerdoti offrivano gli animali, sacrificavano gli animali per gli dèi, agli gli dèi davano il fumo e loro si mangiavano l'arrosto. I, I romani invece è stata la prima cucina in qualche modo globalizzata la cucina dove il cibo veniva da tutte le parti del mondo, con la qualità, eh, le qualità alimentari le più disparate, e sotto questo profilo eh, potremmo dire che è stata un'anticipazione della condizione attuale. Anche noi oggi tendiamo a mangiare le cose che arrivano da tutte le parti del mondo, perdendo un po' i gusti tradizionali, oggi finalmente... Adriano, ho mangiato qualcosa di tradizionale. Finalmente ho mangiato bene. Non dico che a Milano si mangi solo sofisticato, ma siamo più vicini alla sofisticazione. Ho quello proprio che è la nouvelle cuisine, dove ci sono dei piatti con ricami che tu non sai cosa stai mangiando. Avevo un mio caro amico che si chiamava Beppe Pontigia. Che qualcuno di voi conoscerà, era un grande letterato a cui la Mondadori ha dedicato. Una, un meridiano, i meridiani sono quei libri molto belli della Mondadori, il quale una volta era a cena con me, ci hanno dato questa nuova cosina, a un certo punto un cameriere si è accostato al professor Pontigia, gli ha detto, professore vuole assaggiare qualcosa? E lui fuori dai beni gli ha risposto, senta, io vengo al ristorante per mangiare qualcosa, non per assaggiare qualcosa. E ecco qui comincia a oscillare il discorso, no? Comincia a oscillare in una direzione che è quella appunto che abbiamo perso sostanzialmente il gusto, la cura dei cibi tradizionali, che probabilmente sono anche i più idonei alla nostra salute, perché nascono nei luoghi, ecco qui la parola di Ippocrate, nei luoghi dove siamo nati e non è che le cose nascono per caso. Questo per quanto riguarda l'Impero Romano, Medioevo, siamo tornati all'epoca dei Greci. La gente si è impoverita miseramente, i barbari che sono sopraggiunti non erano capaci di mangiare, mangiavano male. E I ricchi naturalmente come al solito mangiavano meglio, però la cultura è sempre stata quella della povertà, verdure, formaggi, latte di capra. Finché arriviamo al Rinascimento. Nel Rinascimento noi abbiamo questa grande svolta. Ci sono tre città che sono Ferrara, Mantova e Modena, dove abbiamo dei cuochi formidabili che creano dei cibi davvero molto appetibili, i quali naturalmente come al solito facciamo noi italiani quando siamo bravi andiamo all'estero. Infatti sono andati alle corti della Germania, della Francia a creare i cibi. E per gli imperatori, per i sovrani, per i grandi feudatari, che non hanno imparato molto perché ancora oggi si vede la differenza. Tuttavia, eh, le nostre abilità sono andate fuori d'Italia, fuori d'Italia e eh, sono stati i veri rinnovatori del cibo. Dimentichiamo che l'umanesimo e il rinascimento non è solo arte, letteratura, scienza, è anche cibo. È anche cibo, il cibo. Inventati in quella zona che oggi è la sede del formaggio parmigiano reggiano, è la sede dei salumi, è la sede del prosciutto, e da lì sono venuti i grandi cuochi del Rinascimento che hanno insegnato a mangiare a tutta Europa. Il cibo, sul cibo, poi si è impegnato anche l'arte. La, e Qui abbiamo un professore. D'arte, e tutti quanti avrete visto delle rappresentazioni di tavolate stupende dipinte sui quadri, no? Perché? Perché quello che non si ha almeno lo si dipinge in qualche maniera, no? Tante volte l'arte è l'espressione del desiderio di ciò che nella realtà non c'è, c'è questo passaggio interessante dell'arte. Un bel giorno bisognerà parlare anche della bellezza, e tutti pensano che sia una cosa ovvia, assolutamente no. L'arte e la letteratura, anche la letteratura si è occupata tantissimo di cibo, valga per tutti Ignazio Silone che in Fontamara mette a confronto il cibo dei Cafoni col cibo dei ricchi, i Cafoni non sono persone così da insultare, Cafone non è un insulto, Cafone vuol dire Cafone, con la fune, tenevano, tenevano sulle braghe con la fune perché non avevano altro. E lì è bello vedere come ogni, ogni settimana questa fune si, si stringeva sempre di più, mentre i ricchi, i, i ricchi del paese, che era il podestà, siamo in epoca fascista. Il podestà, il prete, il farmacista, il medico, il notaio, invece mangiavano nella villa del podestà, e racconta Ignazio Silone a ogni portata dovevano slacciare un pezzo della loro cintura in contrapposizione ai cafuni che dovevano stringere la cintura. Va bene, ma quando è stato il passaggio fondamentale per il cibo dell'umanità? Ce lo insegna levi Levistrose in un libro intitolato Il crudo e il cotto. Gli animali non cuociono i cibi, gli uomini sì. E questo passaggio dal crudo al cotto ha consentito all'umanità di difendersi da tutti gli inconvenienti connessi a mangiare cibo crudo, che può essere pieno di cose che portano anche alla morte, mentre la cottura estingue questi elementi nocivi, il crudo e il cotto. Ma eh, sembra, almeno così sostengono alcuni antropologi e alcuni biologi, che l'evoluzione dell'umanità non sia stata determinata tanto dall'evoluzione cerebrale, quanto piuttosto l'evoluzione cerebrale è stata determinata dall'alimentazione delle proteine, cioè la carne. Cioè la carne sarebbe l'elemento che ha consentito l'evoluzione umana prima del cervello. Qui stiamo toccando dei punti dove i processi evolutivi bisognerebbe vedere se ci sono svolti in tutte le persone. Comunque la carne ha fatto questo servizio. E a proposito della carne, c'è un bel libro di Stanford intitolato Le scimmie cacciatrici, che racconta in qual modo le scimmie cacciatrici andavano a cacciare, ma non potevano mangiare il cibo che cacciavano, dovevano portarlo al capovranco, il quale allontanava i giovani dall'assunzione di cibo e mangiava per suo conto fino a sazietà. Durante questa sua solitaria alimentazione ogni tanto lanciava qualche pezzo di carne alle femmine qualora queste gli mostrasse gli organi sessuali. Teniamo presente questo concetto tra carne e sesso. Ma eh, questo ci fa capire come eh, c'è un rapporto tra l'alimentazione, la gerarchia, l'organizzazione per andare a caccia, la sessualità e anche la sacralità, perché come all'epoca dei greci le carni venivano anche offerte agli dèi. Quindi mangiare carne aveva una molteplicità di significato, non era solo nutrire il capobranco il quale nutrendosi per primo e finché voleva faceva vedere che lui era il capo branco, appunto. Ma poi c'era una connessione con la sessualità per quel tanto che concedeva pezzi di carne alle femmine, teneva lontani i giovani, perché è del capo tenere lontani i giovani, perché i giovani prenderanno prima o poi il suo posto, ma dovranno prima fare la guerra con lui, la lotta con lui e vincerà il più giovane per il ricambio generazionale. E quindi vedete quanti significati si annodano in questa modalità di relazionarsi. I sacerdoti. Il cibo è stato molto controllato dalle religioni. So, abbiamo appena finito nella religione musulmana, abbiamo appena visto che è finito il Ramadan, 40, anni, 40 giorni in cui di giorno non si mangia noi quando eravamo buoni cristiani facevamo la quaresima adesso non siamo più buoni cristiani e non facciamo più niente anzi avevamo addirittura il venerdì in cui bisognava mangiare di magro sembra che questo non sia stato tanto una penitenza religiosa quanto una richiesta specifica di Venezia, Genova e Amalfi che erano le città marinare per riuscire a vendere un po' di pesce almeno un giorno una settimana e Innocenzo III gli diede questa Sta deroga in questa maniera divenne il lunedì di magro, che poi il magro, mangiando il pesce, era il magro solo per i ricchi ancora una volta, perché i poveri stavano ancora a pane e formaggio. Poi la religione ha perso quota, si è persa la fede nell'immortalità dell'anima, però i riti religiosi non sono finiti, sono passati al corpo. E invece dei digiuni, oggi abbiamo le diete. Le diete. E invece degli esercizi spirituali, abbiamo gli esercizi fisici. Non so, vedrete anche voi la gente che corre per stressare il cuore, no? Oppure quelli che vanno in palestra a pedalare su biciclette ferme. Al limite della follia, ecco. Cioè tutte le pratiche religiose, venute meno l'immortalità dell'anima, sono passate al corpo con lo stesso supplizio. Poi, perché io non credo che andare a correre faccia, lo si faccia con piacere, che andare in palestra lo devo fare. Cioè, questo senso del dovere per stare in piedi con il corpo. E tutto questo in ordine alla bellezza, che poi magari non è una bellezza Individualista, una bellezza che viene definita dai canoni diffusi della bellezza, quei canoni diffusi della bellezza che, che producono quelle, quelle figure che mi addolorano molto, che sono le figure delle anoressiche, dove a tavola devi fare la guerra col cibo. dove in gioco non c'è la magrezza, ma c'è l'accettazione sociale, cibo, rimanda a dimensioni che non sono necessariamente essere grassi o essere magri. C'è l'accettazione sociale. E siccome la nostra cultura privilegia i magri, allora bisogna diventare magri. È interessante che l'anoressia è un fenomeno solo occidentale. In Africa se c'è anoressia è anoresia, perché non c'è cibo, non perché si decide di... Come se ci fosse una rivolta. Sarebbe interessante studiarlo un po' questo fenomeno. Una sorta di rivolta alla società dell'opulenza. Ecco, io però... E, e le anoressie si collocano in quella figura primordiale. Sono mie teorie queste, quindi non prendetele per colato. Quando io ho finito di scrivere quel dizionario di psicologia, psichiatria, psicanalisi e neuroscienze, l'ho scritto tutto da solo, 1800 pagine, sono arrivato a due conclusioni. Non leggerò più un libro di psicologia. E in fondo per curare basterebbero risolvere tre problemi. Il primo problema è esiste o non esiste. Ecco, qui si collocano le anoressiche, non sono le uniche. Si collocano anche i depressi gravi, che poi dopo finiscono con un suicidio. Esiste o non esiste? Che è il primo problema che devi risolvere nella tua vita. Il secondo problema che devi risolvere è: so sono uno o sono tanti? Cioè, sono una persona oppure sono molte persone? In pratica, sotteso, c'è quella parola terrificante che si chiama schizofrenia personalità doppia. La terza che invece è sdoganata, oggi mi, mi fa anche piacere che lo sia, è sono maschio o sono femmina. Sono contento che sia sdoganata perché se non fosse stata sdoganata creava delle patologie che non erano il frutto dell'essere maschio o dell'essere femmina, ma era il frutto dell'accettazione sociale dei sessi pieni. Quando dico sessi pieni dico che il maschio è maschio al 100%, la femmina è femmina al 100%. Non è vero. Non è vero biologicamente, non è vero psicologicamente. Ma noi abbiamo una tradizione pazzesca che risale all'origine del tempo, dove la, la distinzione maschile e femminile serve alla società e dall'ordine tribale, dal mondo delle tribù, eh, le società hanno organizzato il maschile. Nei, in coloro che andavano a caccia, che di solito erano i maschi, e il femminile, in coloro che restavano nell'accampamento nella, nell per cucinare le cose che portavano i cacciatori, che, era il che erano le donne, ci racconta sempre Levi Strozzi che: se un cacciatore toccava l'arco, che era il simbolo del femminile che stava nell'accampamento, veniva espulso dalla comunità degli uomini e messo in quella delle donne, e se una donna toccava una freccia, che era il simbolo della. Del maschile veniva espulso e messo nella comunità degli uomini, oppure semplicemente espulsi dalla tribù e questa espulsione eh, determinava quel fenomeno per cui in 48 ore morivano. Morivano non tanto perché non erano in grado di mangiare o perché mancava l'acqua o perché mancava il cibo, morivano per una mancanza di identità, perché i primitivi non avevano un'identità personale come noi. Avevano un'identità di gruppo che era il totem, quella era la loro identità, fuori dal totem non sapevano più chi erano. Purtroppo, maschile e femminile sono, sono state culturalmente ribadite al punto tale che i maschi si sono convinti di essere maschi e le femmine si sono convinti di essere femmine, e che dovevano essere femmine. A partire, non so, Malinowski nel primo Novecento mh, è andato nelle isole di Trobriand. E a interrogare le donne perché alle isole di trobrian perché in, tri in quelle tribù delle isole di trobrian in polinesia all'uomo maschio non si riconosceva alcun contributo nella generazione si pensava che i figli nascessero dal corpo delle donne una volta nati malinowski chiedeva a chi assomiglia tuo figlio risposta di tutti al padre ah quindi padre a cui non si riconosceva nessun contributo fisiologico, dava la forma al figlio. Aristotele, che io amo molto, ma però qualche stupidato l'ha detto anche lui, dice che la donna offre la materia e il maschio la forma. Concetto ribadito anche dal cristianesimo, perché la madonna offre la materia, ma il figlio fa uno col padre. Quindi ora che smantelliamo queste, questi, queste tradizioni culturali ce ne vuole, oggi sono contento che i ragazzi giochino con un po' di fluidità rendendo ragione della natura umana, perché ogni maschio ha almeno un, un 30-40% di femminilità, ogni femmina ha un 30-40% di maschilità e solo se un maschio si rapporta alla sua dimensione femminile è in grado di capire che cos'è una donna. Come fai a capire che cos'è una donna che è totalmente altro da te, se non ricorrendo alla tua dimensione femminile? Ma i maschi pensano che se ti la a dimensione femminile non sei abbastanza maschio. Poi con questa cultura che abbiamo alle spalle, ereditata dal ventennio, bisogna essere maschio al 200%, no? Altrimenti chi sei? Ecco, attenzione, attenzione, teniamo presente questa fluidità di oggi che consente a tanta gente di evitare che attraverso categorie che sono semplicemente storiche. E di soffrire per un'identità sessuale che non si sentono addosso. L'anoressia, da cosa dipende? Sì, certo, l'accettazione sociale. Però, cioè, vedi che sei magra, no? vedi che non stai in piedi. E allora, che cos'è che lo decide? Ma gli psicologi dicono che è sbagliato il rapporto con la madre. Può darsi adesso alle madri non diamo tutte le colpe del mondo di fondo le madri hanno tutte le colpe del mondo perché i padri non si occupano dei figli tutto lì di solito eh? perché si annoiano i padri a parlare con i bambini e mentre i bambini con le madri cominciano a parlare dopo nati io non penso che sia questo il rapporto penso invece che le anorestiche abbiano bisogno abbiano dentro di loro il bisogno assoluto di un controllo generalizzato e chi riesce a controllare il cibo, controlla l'istinto di conservazione, che è la cosa più... più di quello non puoi, non puoi controllare. Uno che controlla un istinto primario, come è la conservazione. E quando sei arrivato a controllare il cibo, hai vinto la partita. Dopo incominci il gioco con la morte, però hai vinto la partita. Ragazzi, 3 milioni di anoressiche in Italia, 2 milioni di autolesioniste, 200 mila tra maschi e femmine, Hikimoru, che sono lì con i loro computer, che non escono mai dalla, dalla, loro, dalla loro stanza, i genitori li fanno passare sotto la porta come si fa con i gatti, con gli animali il cibo e tutto quello che serve per le loro funzioni fisiologiche e dopo due anni l'unico rapporto col mondo è il computer e dopo due anni si suicidano ragazzi stanno male anzi io sono convinto che bevono e si drogano ah ma mio figlio no dagli un'occhiata perché non tanto per il piacere che possono dare alcol e droga quanto per anestetizzare l'angoscia che provano quando guardano il loro futuro, che è un'angoscia profonda, perché se il futuro non è una promessa, retroagisce come demotivazione, perché devo studiare, perché devo darmi da fare, e al limite, perché devo stare al mondo. Ragazzi delle scuole, sono 400 all'anno quelli che si suicidano, più di uno al giorno. Va bene, chiudiamo questa parentesi delle patologie. L'anoressia è naturalmente connessa anche alla bulimia, perché tu puoi non mangiare, ma il desiderio di divorare anche il piatto su cui mangi è fortissimo. Per cui, l'anoressia ogni tanto fa dei cedimenti bulimici poi sensi di colpa, punizioni pazzesche, in compenso hanno un'intelligenza molto più sviluppata degli altri perché il cibo può anche offuscare la mente, mentre la loro mente non viene mai offuscata. Questa pratica però era già nota al mondo greco quando attraverso digiuni, che si, digiuni prolungati che si compivano tra i devoti di Apollo ipervoreo ecco che si arrivava a, a comprendere cose che invece quando hai mangiato e lo stomaco pieno mm -hmm. non comprendi perché sei in uno stato paraipnotico il cibo il cibo noi preferiamo i sapori che abbiamo incontrato da piccoli e siccome la prima cosa che abbiamo incontrato è il latte, c'è un mucchio di gente a cui piacciono i dolci. E chi è questo mucchio di gente? O chi è stato ipergratificato dal latte che ha bevuto, che è dolce, o che è stato pochissimo gratificato e allora deve recuperare. E il latte costituisce un po' il discrimine tra chi, a chi piace il salato e a chi piace il dolce, ma la maggior parte piace il dolce. Eh, non so se qualcuno ha letto quel libro che, di Proust, Il Tempo Perduto. Penso di no, perché non l'ho finito neppure io. <ride> Sono 1200 pagine dove lui parla però eh, continuamente della ptima Dlen, che è un dolce, e lui va pazzo per questa ptima Dlen. E questo non è tanto un artificio letterario, quanto un effetto fisiologico di una memoria. Perché, che cosa succede? Qui arriviamo al punto: gusto e olfatto non appartengono alla corteccia cerebrale. Grazie a Dio c'è qualcosa che fuoriesce da quello scenario razionale. Gusto e olfatto appartengono al cervello antico, quello che abbiamo in comune con gli animali. Quello che abbiamo in comune con gli animali. E il cervello antico, a cui io sono molto affezionato, è il cervello che è la base anche della creatività. Non si crea un'opera d'arte con gli strumenti della ragione, perché la ragione è un sistema di regole e con le regole non fai niente di creativo. Per creare qualcosa devi concederti a quello che per la ragione è la tua follia. Per cui Heidegger dice, per esempio, che i poeti sono i più arrischianti, scendono nella follia che ci abita e da lì traggono spunto per la creazione delle parole, delle opere d'arte. E Carl Jaspers, che è stato il più grande psicopatologo del Novecento, scrive che mh, ogni volta che noi ammiriamo un'opera d'arte ci comportiamo come quando ammiriamo una perla dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia e senza la schizofrenia dell'autore quell'opera non sarebbe mai nata. Lui parla di schizofrenia perché ha a che fare con eh, fa, sta facendo la narrazione della dipendenza della creatività <coughs> dalla follia e le persone che sta esaminando sono Nietzsche Hölderlin Swedenborg Stringberg che erano, tolto Nietzsche, schizofrenici. In realtà è la follia. Solo dalla tua follia puoi attingere qualcosa di nuovo. E allora eh, il resto invece viene dal cervello, dal cervello antico. Il cervello antico è il cervello delle emozioni. Tu per provare un'emozione mica stai ragionando. L'emozione è una risposta affettiva, vedete, subito dall'aggettivo. Affettiva, non razionale. Non sai perché ti stai emozionando. L'insorgenza immediata, non è che è preparata da tempo, è di breve durata. Che ha a che fare con che cosa? Può avere a che fare con uno stimolo che vi si presenta, non so, prendete l'emozione della paura o dell'angoscia. Oppure ha a che fare con una, uno stimolo mentale. Un ricordo, un ricordo doloroso, ti porta anche le lacrime. Tutta roba del cervello antico, che è quello che abbiamo qui sotto, sotto la, la corteccia, e che, vi, che sarebbe interessante anche frequentare. In ordine al cibo il cervello antico è eh, il depositario di, quest, di due, or, di due mh, sensi, l'olfatto e il gusto. Dopodiché gli psicologi, a cui piace dividere la storia tra comandamenti positivi, e peccati mortali, mettono il gusto nei, nelle emozioni negative. Ma è utilissimo il disgusto, perché se tu non avessi il disgusto e se gli uomini non avessero avuto il disgusto dall'origine dei tempi, chissà quanta gente sarebbe morta mangiando cose che non doveva mangiare. E anche adesso il disgusto, io starei molto attenta quando una cosa non piace. Non direi tanto non fare i capricci al tuo bambino, primo perché magari gli piacerà ma al momento non gli piace. Rispettiamo il suo gusto. Rispettiamo il suo gusto. Ma il disgusto può anche essere il rifiuto di mangiare cose che a uno faranno bene ma a me magari fanno male, che ne sappiamo. Quindi è un'emozione iperpositiva, è qualcosa che ci difende. Ma solo che noi non riusciamo a capire bene cosa ci difende e cosa non ci offende. Per esempio, in epoca Covid abbiamo tutti parlato di paura dal Covid. Che paura! Almeno avessimo avuto paura. La paura è un meccanismo di difesa molto utile. Perché se io vedo un incendio, non ci vado dentro, scappo. Perché ho paura. La paura ha sempre un oggetto determinato da cui ci si difende. Quindi la paura è utile. Noi nel caso del, del, del Covid non dovevamo parlare di paura, dobbiamo parlare di angoscia. Angoscia è un'altra cosa. L'angoscia non ha un oggetto determinato. Prendete i bambini. I bambini non hanno paura di niente. Infatti bisogna sempre custodirli, accudirli, seguirli, no? Quando si arrampicano sui balconi bisogna tirarli giù, quando prendono un bicchiere di vetro in mano bisogna toglierlo dalle mani. Non hanno paura di niente, però, se li metti in cameretta, spegne la luce, la mamma esce e loro non si sono ancora addormentati, si mettono a strillare come pazzi, hanno angoscia. Che cos'è l'angoscia? È proprio lo spaesamento, il fatto che non c'è più niente a cui fare riferimento. Il bambino perde i riferimenti a cui, che gli davano conforto e sicurezza, e nel buio strilla come un pazzo. Quindi la paura ci difende, l'angoscia ci paralizza. Nel caso del Covid, dov'era il Covid? Dov'è l'oggetto determinato rispetto a cui si ha paura? Dov'è che lo identifichiamo? Dove lo troviamo? Chi ce l'ha e chi non ce l'ha? Non lo sappiamo. Ecco allora l'angoscia. Per cui si ha, paura, si ha paura, si ha angoscia perché come fai a combattere se non sai dov'è? Può essere in tutti e in nessuno. Quindi è angoscia. Nessuno che parlava d'angoscia, tutti che parlavano di paura. Allora queste emozioni vanno un po' messe d'accordo, vanno un po' studiate da vicino. E soprattutto anche per rispetto del cervello antico, che non è qualcosa che noi abbiamo superato e grazie al quale siamo uomini. Io ce l'ho un po' su con la razionalità, che è stata la bandiera della modernità. Essere razionali. Cartesio, che l'ha inaugurato in maniera rigorosa, diceva, non possiamo noi conoscere il corpo se ci fidiamo delle sensazioni corporee, dobbiamo conoscerlo con le idee chiare e distinte. E quali erano le idee chiare e distinte? Le idee della fisica, che era la scienza del suo tempo. E poi un giorno la principessa Palatina di Svezia, Invita Cartesia alla sua reggia perché voleva imparare la filosofia e voleva ricevere delle lezioni da Cartesia, e però lo colloca a 4 km dalla reggia in una dépendance e voleva le lezioni alle 4 del mattino. Cartesi è andato 5 volte, la sesta volta ha preso la branco e è morto a 56 anni, mai lasciarsi sedere dalle principesse, poi cosa succede a questo punto? Che eh, però il, il dialogo che c'è tra di loro è bellissimo, perché la principessa dice, ma senta, io del mio corpo ho una conoscenza, lo sento, lo vivo, ho delle passioni, ho dei desideri, ho delle visioni, visioni nel senso che vedo davanti a me, lo vedo col mio corpo. Perché lei dice che per conoscere ci vuole le, le, le idee chiare e distinte dalla fisica? E Cartesio non gli dà una risposta se non perché di solito non si risponde quando si presume che l'altro non capisca. E allora Cartello ha detto, vedo che nonostante il suo rango, principessa, lei pensa come il popolo. Non è male pensare come il popolo. Cioè, il corpo che noi viviamo non è il corpo descritto dall'anatomia. Il corpo che noi viviamo non è un oggetto al pari di tutti gli altri oggetti. Noi italiani purtroppo abbiamo questa questa lingua imperfetta, perché l'italiano è una lingua imperfetta dove ogni sostantivo deve essere aggiustato con gli aggettivi e con gli avverbi, a differenza dei tedeschi che non hanno bisogno di aggettivi e avverbi perché hanno le proposizioni che secondo dove le metti ti fanno vedere addirittura la gestualità di quello che stai dicendo. bene ehm Faccio un esempio molto semplice. Se io vado da un oculista, i miei occhi, cosa sono i miei occhi? I miei occhi in quel momento sono corpo, ovvero ciò attraverso cui io entro in relazione con un'altra persona. Provo un'emozione di fiducia o di sfiducia, scambio quattro chiacchiere con prudenza o con generosità a seconda del sentimento che si è creato dentro di me, i miei occhi sono corpo. Poi l'oculista piazza le sue macchine sui miei occhi. A quel punto i miei occhi non sono più corpo, diventano un organismo, cioè cosa vista. Non vedono più, sono visti e sono guardati come si guarda qualsiasi oggetto da laboratorio. Capite il passaggio da corpo a organismo? È molto importante questo. La scienza, giustamente secondo me, ha trascurato i corpi: non gli importa nulla di quello che provi, di quello che sei, dei vizi che hai, delle abitudini cattive o buone che, che, con cui convivi ma ha tradotto il corpo in organismo e dopo che l'ha tradotto in organismo cosa ha fatto? Ha fatto quella medicina morbocentrica dove tutto si risolve a livello organico. Bene, eh, la, la, questa razionalità dell'età moderna, perché d'ora in poi dopo tutte le scienze si sono sviluppate dalla fisica alla chimica, dalla chimica alla biologia, dalla biologia alla, alla biologia molecolare e via, oggi... oggi Abbiamo anche la genetica. Domanda, se vi fanno vedere la vostra elica, voi vi riconoscete. Quindi sentite questa distanza tra il corpo e la verità del vostro corpo, che sta proprio in quell'elica quell lì, ma non, non è roba del mondo della vita. Non vivete a partire dall'elica. Si capiscono queste cose? Fate segnali. Così mi esonerate da ripeterli. Va bene. I bambini bisogna abituarli a mangiare tutto, sono univori, un senza insistere, senza insistere. Se, per esempio, in un contesto anoressico la mamma e il papà sono lì che guardano la, la figlia che sta mangiando mezzo grissino, e lei sente tutti questi occhi addosso, per sfida non mangerà neanche il mezzo grissino. Se a un bambino gli dite «mangia», Attenzione, questo mangia è un, po', è un po' anche la cultura di quelli che hanno mangiato poco e hanno mangiato male. È anche il residuato atavico della povertà, che fa, dà l'idea che se non mangia, muori. No, oggi i ragazzi non muoiono se non mangiano. Un certo giorno si mettono anche a mangiare tutto quello che non si può. Però dovete abituarli da piccolini a mangiare tutto, ma non insistendo, mettendogli davanti il piatto, poi lo mangiano o non lo mangiano, Se non dite niente, può darsi che lui approdia quel piatto. Se cominciate a dirgli no lasciate che lui in si individui e risponda no, giusto per dire guarda che esisto anch'io, non sono un appendice del tuo corpo come un tempo. È subentrata la globalizzazione che ha disorientato il nostro cervello antico, l'ha disorientato ed è subentrata anche il ritmo di esistenza che non so qui da voi ma a Milano è pazzesco ogni volta che sento quell'espressione pausa pranzo pausa pranzo cioè il pranzo è diventato una pausa <ride> nella giornata alienata no <ride> oppure pranzo di lavoro dove non riesci neanche a deglutire perché devi discutere no? <ride> cioè, io ho un genere danese che non era abituato a questi scenari italiani il quale una volta che era invitato per un pranzo di lavoro, <ride> veniva a casa e diceva, ma senti, perché in Italia ci sono i pranzi di lavoro? O si mangia o si lavora, non <ride> si fa a fare le due cose insieme. Ecco, che sono espressioni veramente, che dicono però una realtà molto tragica, no? Quando vedete, adesso col fatto per esempio che c'è stata la possibilità di lavorare a distanza, un'infinità di, di, di ristoranti milanesi hanno chiuso. Perché? Perché le pause pranzo non ci sono più. E quelle poche che ci sono <ride> nella petrinelle dove si lavora, ci sono anche quelle cose che riscaldano, come si chiamano? Quelle macchine. Eh? Ripeti. Bravissime, microonde, frigorifero, dove ciascuno con la sua schisetta. Cioè a questo punto il cibo è diventato, che cosa è diventato? È diventato una necessità biologica, è diventato nutrizione, invece di essere, come diceva Platone, simposio. Prima il professore ha citato l'ultima cena, che è il momento del cibo che sigilla il tragico, sigilla il tragico, che Gesù non voleva morire. Quando è nell'orto degli ulivi non dice al padre se puoi allontana da me questo calice perché si sa benissimo che il padre è onnipotente, gli dice se vuoi. Il padre non risponde. Però quello è il momento tragico e lo si celebra la quale è diventata così rituale che ancora oggi quando andate in chiesa, quelli che vanno in chiesa, la comunione che cos'è, corpo e sangue di Cristo, no? Per i secoli, per i secoli, ma il cristianesimo nessuno lo frequenta più. Glielo devo insegnare io che non sono cristiano perché sono greco. Ma guardate, che le parole di Gesù sono parole formidabili eh? che sono passate attraverso il cristianesimo senza essere state recepite. Il cristianesimo è proprio la cancellazione delle parole di Gesù, come peraltro tutte le religioni. Gesù, che chiedeva la fede, la fiducia nella sua parola. Le religioni sono la sacralizzazione di una cultura. Il Corano è la sacralizzazione della cultura musulmana. Il cristianesimo è la sacralizzazione della cultura occidentale. E quando c'è il conflitto, se il conflitto è di interessi, si compone, ma se il conflitto è religioso, allora non c'è composizione, c'è il massimo della violenza, perché la religione mette in gioco la tua identità e la tua appartenenza. Bene, torniamo alla nostra globalizzazione, alla fretta. La nostra cultura fa sì che le, le donne non fanno più il cibo, perché non hanno tempo, poverette. Non possono, perché una famiglia si regge se lavora padre e madre. Con conseguenze pazzesche anche per l'educazione dei figli, però questo. Eh? Come fate a educare i figli al gusto? Se gli date cibi precotti, cibi congelati, hamburger indigeste, patatine che nuotano nell'olio, merendine diseducative del gusto, però non c'è tempo. Quello del fatto che non c'è tempo è un problema grosso, non solo in ordine all'educazione alimentare. È un problema grosso anche in ordine all'identità, perché dovete sapere, come dice Freud, che nei primi, tre anni, nei primi sei anni di vita si formano le mappe cognitive e le mappe emotive, si formano definitivamente, ci sono degli adverbi importanti. Le mappe cognitive vuol dire il modo di conoscere, le mappe emotive vuol dire la risonanza emotiva che gli stimoli del mondo producono in me. Le neuroscienze sono più severe di Freud e dicono che queste mappe si formano nei primi tre anni di vita. Chi cura i bambini nei primi tre anni di vita? I bambini magari avrebbero anche la possibilità di far vedere alla mamma i loro scarabocchi, i loro disegni, i colori che usano, che fanno conoscere, come conosce, come sente. Se Un bambino fa un disegno tutto nero, è diverso da di un bambino che lo fa giallo e rosso, no? c'è un riflesso d'anima lì dentro. Fa vedere la mamma che torna a casa al lavoro, la mamma dice giustamente io le capisco, queste povere mamme. La mamma dice sì, adesso però non ho tempo, devo farle mangiare, te lo guardo domani. Domani vuol dire mai, Il risultato finale, messaggio del bambino, quello che faccio io non vale niente. Quando dici queste cose? Quando un bambino sta formando la sua identità. L'identità non è una cosa che noi abbiamo perché siamo nati. L'identità è un dono sociale. L'identità è il frutto del riconoscimento. Se un bambino dice che sei bravo, glielo dice anche la maestra, abbiamo la possibilità che si costruisca un'identità positiva. Se invece è, ha la possibilità di costruirsi un'identità negativa, anche chi è adulto, se ha un incremento in carriera, ha un incremento di in identità. Se gli fanno il mobbing, ha un decremento di identità, demotivazione, depressione, al limite anche gesto estremo. L'identità è un dono sociale. Bisogna stare attenti nei rapporti sociali. Bisogna stare attenti a quello che si dice ai bambini. Questi greci lo sapevano naturalmente. Aristotele dice che quando uno entra nella comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. E Platone dice: noi i latini per dire persona, che vuol dire la maschera sociale, no? che indossavano gli attori dell'antica Roma per amplificare il volume della voce. Ma persona, etimologicamente, per sé unum. Noi cristiani abbiamo messo la persona, cioè l'individuo, prima della società. Perché? Perché la cosa più importante è salvare l'anima, che non la salvi socialmente, la salvi individualmente. Punto. I greci sapete come chiamano la persona? La chiamano prosopos, prosopsis, chi mi sta di fronte è l'altro la persona e Platone dice se tu con la parte migliore del tuo occhio che è la pupilla guardi la parte migliore dell'occhio dell'altro vedi te stesso noi, la nostra identità è il frutto del riconoscimento degli altri punto Mettiamocene in mente queste cose è il problema della società che viene prima dell'individuo purtroppo siamo cristiani queste cose facciamo una fatica a capirle il cristianesimo non è solo una religione è una cultura per cui per me sono cristiani anche gli atei, gli agnostici, che abitano questa cultura del primato dell'individuo rispetto alla società. Tant'è che Agostino diceva che lo Stato non deve preoccuparsi del bene della, della comunità, della città, a questo ci pensa la religione. Lo Stato si deve occupare di togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima il lavoro solo negativo. E lo eh, so che cosa dice questo proposito. Che, gli, che i cristiani non sono buoni cittadini, lo saranno di fatto, ma non lo possono essere di principio, perché quello che a loro importa non è il bene, il bene della società ma la salvezza della loro anima, cioè il bene individuale. Chiuso la parentesi. Queste povere mamme vengono a casa e utilizzano quella qualità alimentare spaventosa. Andate nei supermercati, non so qui in, da voi, ma i supermercati milanesi sono pieni di cibi precotti, preparati, congelati. Va bene, ma poi eh, cosa è successo? Che con la globalizzazione, noi incomincia abbiamo incominciato ad andare anche nei ristoranti indiani, thailandesi, cinesi, giapponesi per provare. Poi, che abbiamo provato, ci piace sì e no, ma dobbiamo dire: ah, interessante, buono. Ecco, questo, è, questo provare, va benissimo, proviamo tutto ormai perché i quattro giorni che siamo qui non risparmiamoci niente. Ma eh, il nostro cervello incomincia il nostro cervello antico che ha una consuetudine con la, con la tradizione alimentare della sua infanzia. Insomma, si disorienta un po' e poi, e poi eh, ci si trova in, anche nell'impossibilità di mangiare i cibi della tradizione, perché lo dico a Milano, per esempio, per mangiare un risotto con lo sobucco, o una bella trippa, o una bella cassola, che sono le costine di maiale con le verze, le paghi di più che mangiare l'Aragosto, perché sono così rare, non le trovi da nessuna parte e chi le fa eh, ci guadagna. Oppure una bella minestra di raffe come si mangiava una volta a Trieste, non la trovi più. È brutto abbandonare la tradizione che risponde al bisogno, ormai indotto dalla pubblicità, della novità. Ma non è detto che la novità è meglio, il fatto che sia nuova è perciò buona. Ecco. Dopodiché, se dici queste cose che non parli così perché sei vecchio, va bene. Però continuo a preferire il risotto con osso buco ai, ai sushi. Eh, dunque, chiudiamo con un discorso. L'umanità ha dovuto risolvere sostanzialmente due problemi. Trovare cibo e non diventare cibo per altri. Il secondo problema l'abbiamo risolto salvo qualcuno nel Trentino. Lo dico con molto rispetto. E invece trovare cibo non è che l'abbiamo ancora tanto risolto. Perché quanti sono i cibi contraffatti? Ricordate il vino al metanolo o il vino al sangue di bue? O i calamari che erano le aorte del, delle vacche da voi non sarà arrivata questa situazione, da noi sì era arrivata e mi riferisco a 15 anni fa perché mi ricordo che mia moglie andava in macelleria tutte le volte perché doveva comprare le aorte delle vacche perché lì c'era un neurotrasmettitore che, su cui lei studiava e che era un neurotrasmettitore di aspartato acidase e un certo giorno si trova raddoppiato il prezzo, la volta successiva si trova raddoppiato il prezzo Dice, ma scusi, ma cos'è questa escalation delle orto delle vacche? Eh, dice, non arriva più il pesce e si fa il pesce con la orto delle vacche. Eh, oppure quegli animali, dare da mangiare agli erbivori la farina di carne, a cui non erano soggette solo le mucche, anche i pesci. Ma siccome allora già non si poteva più mangiare la carne, si è tacciuto sui pesci. Ma come si fa a pensare a dare le farine animali eh, agli erbivori? Poi, come si allevano i nostri animali? Immagino che qualche documentario l'avrete visto sul modo in cui si allevano le galline, i maiali, eh? le vacche i palmipedi che gli inchiodano le zampe per, e lasciano la luce accesa in modo che mangiano, 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 mangiano finché si rovinano il fegato con il quale si fa un buon patè, più il fegato si ammala più si fa il patè, ma si può, ieri, quando era lunedì che ho visto, o ieri, non mi ricordo, beh, insomma in questa settimana ho visto un programma su Rai 3 dove hanno spiegato che si estrae dal sangue dei cavalli la gonadotropina e la si immette nelle vene dei maiali e delle vacche, delle mucche. La gonadotropina fa andare in calore queste, questi animali, i quali sono costretti a mettere al mondo figli ogni tre mesi. Allora, prima generano, il latte non glielo danno più ai, ai neonati. Lo prendono perché bisogna venderlo il latte, no? Il neonato non paga per bere il latte della mamma, quindi già si interrompe il rapporto. Poi questa somministrazione di gonadotropina fa sì che un animale venga sottoposto a fecondazioni ogni tre mesi, con la progressiva distruzione del suo impianto osseo. E dopo, dopo un po', dopo un anno, basta, non sei più un animale fecondo e va al macello era impressionante guardate ho visto poi un altro, un altro episodio in queste sterminate corsie di galline che mangiano tutte le una vicino all'altra passa l'uomo prende le più magre le lancia lontano fuori dall'allevamento muoiono nel lancio perché perché non renderebbero se dovessero essere macellate quanto vive una gallina dal giorno che è nata i maschi li triturano sono sottoposti a triturazione perché non generano le galline. Come diminuisce la produzione di uova? Per esempio, prima non so, di uova ne facevi due o tre al giorno. Quando incominci a farne uno, oppure salti un giorno, vai fuori gioco perché non rendi più. Ma oh! Allora, questa mentalità industriale è diventata anche la mentalità con cui noi ci rapportiamo agli animali. Vuol dire che il nostro cervello antico, che è il cervello dell'emozione della sensibilità, è ormai atrofizzato atrofizzato va bene chiudiamo eh, oggi noi mangiamo meglio dei nostri antenati però sono anche aumentate vertiginosamente le malattie cancerogene e allora qui c'è un problema e qual è il problema il problema purtroppo è lo stesso problema dei, dei cambiamenti climatici. Abbiamo trattato la terra come materia prima, non come luogo di abitazione. E tutto questo è derivato dal cristianesimo, che ha stabilito che l'uomo è al vertice del creato e Dio gli ha consegnato il compito di dominare. Dice la Genesi: Dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine. Questa categoria del dominio è diventata la sigla dell'Occidente. Dominerai. Pensate che nel 1600, quando nasce la scienza moderna, Bacone scrive che attraverso la scienza e la tecnica ridurremo le pene connesse al peccato originale. Quali erano le pene? Il dolore, guadagnerà il, il, la fatica del lavoro, guadagnerà il pane col sudore delle fronte, e il dolore. Partorirai nel col dolore, bene, dice Bacone. Attraverso scienza e tecnica ridurremo le pene del peccato originale. Quindi concorriamo alla redenzione, perfetta coerenza tra religione e scienza. Ora, noi abbiamo vissuto una cultura antropocentrica: abbiamo trattato la terra come materia prima, non ci siamo limitati all'uso, ma siamo passati all'usura della terra. Queste cose le diceva già Heidegger nel 1927, 27, 100 anni fa, di cui diceva che quando vedi un fiume pensi all'energia elettrica, quando senti il vento pensi ai mulini che ti macinano il grano, quando guardi il suolo pensi al sottosuolo, cioè la percezione del mondo è cambiata, la percezione della terra. E questa terra viene considerata un oggetto da usare e da usurare fino alla fine. Il problema è che l'uomo non può essere pensato al vertice del creato, bisogna tornare nella mentalità greca, dove l'uomo nasce, cresce, genera, muore, punto. Non è al vertice del creato. Appartiene alla natura che nessun uomo, nessun dio fece. E quindi il destino dell'uomo è la morte, dopo che ha generato perché l'economia della specie la tiene la natura, la quale ha bisogno del ricambio organico dei singoli delle generazioni, deve far morire i vecchi e far crescere i giovani, per la sua economia naturalmente, non per l'economia dell'individuo, di cui non gliene importa nulla. C'è un conflitto dentro di noi, avvertito soprattutto dalle donne. Vedete una donna che deve generare, guardate l'economia del suo io, deve assistere alla deformazione del suo corpo, che non è la cosa più bella del mondo, al trauma della nascita, che non è solo del bambino, anzi magari non neanche se ne accorge, è della mamma, la soppressione del suo tempo e del suo sonno, dedizione totale al bambino, magari perdita anche del lavoro, quantomeno sospensione, con la sospensione del lavoro, perdita della socialità, un disastro dal punto di vista dell'economia della specie, un guadagno secco. Quindi basta col mito dell'amore materno. Le madri amano e odiano i figli, giustamente. Perché i figli crescono e nascono e soffrono a partire dalla consunzione della madre. Il Del resto il linguaggio popolare a cui io sto molto attento. Queste cose già le dice. Quando la mamma dice prende in braccio un bambino e con tutto l'amore del mondo dice ti mangerei, beh insomma, oppure ti ammazzerei. È mod il modo delicato e sofisticato in cui viene fuori la loro aggressività nei confronti dei rispettivi figli. Ora, se noi consideriamo che l'uomo non è al centro dell'universo, non è al vertice del creato, se noi consideriamo che l'uomo... Dipende, da, è interconnesso con tutte le cose. Se voi pensate, non so, che gli animali vivono grazie alla fotosintesi delle piante, alle quali gli animali danno l'anidride carbonica, mentre i microrganismi danno le radici delle piante quanto è necessario per la loro nutrizione. Tutto è tutto interconnesso. Non c'è l'uomo che governa questo mondo. E anche l'energia del nostro pensiero dipende dall'energia solare, dipende da tutte le cose da cui siamo connessi. Allora bisogna passare da un'etica antropocentrica, che è quella che ha regolato la storia dell'Occidente, è un'etica planetaria, dove ciò che c'è da difendere non è la patria, è ciò che c'è da difendere è la vita, ciò che c'è da difendere non è l'uomo, ma è la vita, perché se difendiamo la vita difendiamo anche l'uomo, ma se difendiamo l'uomo e non difendiamo la vita, l'uomo sparisce. E per quanto ne sappiamo... Potremmo anche andare su Marte, ma per quanto ne sappiamo è solo qui che noi possiamo abitare. E la Terra vive comunque anche dopo la scomparsa dell'uomo, probabilmente vive meglio. Quindi passiamo, muoviamoci in questi pensieri. Cioè questi pens Tanta gente ha paura a mettere in gioco i propri pensieri perché ha paura di perdere l'identità, oppure quelle sane idee protette attraverso le quali si è sentito appunto protetta. Idee che sono in realtà abitudini mentali e più diventiamo vecchi li onoriamo dall'appellativo di principi, invece sono solo pigrizi della mente. Giriamole le idee il più possibile, perché solo così saremo all'altezza dei tempi. Grazie.